Ciao a tutti! Un paio di anni fa ho deciso di alzare di 4 cm la mia V-Strom al posteriore e di qualche centimetro all'anteriore, tenendo sempre a mente il mio principio di minima spesa, massima resa. Perché ho alzato la moto? Per tre motivi. La V-Strom originale ha poca luce e sia la coppa dell'olio che il collettore toccano molto facilmente. Viaggio in coppia a pieno carico anche in fuoristrada, mi piace fare tragitto off-road. L'accessorio che consente di alzare o abbassare il posteriore, e quindi tutta la moto, è l'asta ammortizzatore posteriore, secondo il manuale Suzuki, ma è conosciuta come bielletta, rising lower link o dog bun, l'osso di cane, per la sua forma. Dove si trovano sulla moto? Proprio qui, attaccati all'ammortizzatore posteriore, meglio noto come il mono. Quanto costano? Su siti online, che vi lascio nella descrizione del video, da 25 a 30 euro più spese di spedizione. Alcuni se le fanno costruire da officine meccaniche artigianali. Cerchiamo di capire come funzionano. La lunghezza della bielletta originale è di 14 cm. Una bielletta più lunga dell'originale abbassa la moto fino a 4 cm. Una bielletta più corta dell'originale alza la moto fino a 4 cm. Oltre i 4 cm è sconsigliato. L'installazione è semplice e può essere fatta in casa. Basta mettere la moto sul cavalletto centrale, o se non hai il cavalletto centrale su dei mattoni o un supporto dedicato che solleva la moto dalla coppa dell'olio, svitare i dadi che assicurano le biellette al forcellone, chiamare un amico che ti aiuta a tenere sollevato il posteriore durante l'installazione delle nuove biellette, sostituire le biellette ingrassando i perni con grasso possibilmente marino, ovvero resistente all'acqua, riavvitare i dadi delle biellette con la dinamometrica, se ne hai una, oppure se hai esperienza con la stessa forza con cui hai svitato. Se non avete attrezzi, potete farlo assieme al vostro meccanico di fiducia in 20 minuti circa. La cosa interessante dell'installazione delle biellette è la reversibilità dell'operazione, ovvero potete ritornare alle condizioni originali. Cosa comporta cambiare le biellette? Effettivamente non è tutto rose e fiori. Fino ad un innalzamento o abbassamento di 2 cm non è necessario fare nulla, eccetto la regolazione della catena. Nel caso in cui decidete di alzare la moto di 4 cm, come ho fatto io sulla mia, sappiate che sarà necessario 1. Aumentare la lunghezza del cavalletto centrale saldando degli spessori nei piedini. Se non fate questa operazione, la ruota posteriore tocca a terra quando mettete la moto sul cavalletto centrale e non sarà possibile fare semplici operazioni di manutenzione come ingrassare o pulire la catena. Io ho fatto saldare ad un fabbro degli spessori di ferro, minima spesa, massima resa. È anche necessario aumentare lo spessore del piede del cavalletto laterale. Se non fate questa operazione, la moto sul cavalletto laterale rimarrà molto piegata e questo non va bene. Io ho fatto saldare ad un fabbro un profilato di metallo di 3 cm di spessore, che poi ho verniciato di nero. Ultima operazione è regolare la lunghezza della catena, facendo attenzione che non sbatta sul cavalletto centrale quando siamo in marcia. Perché una volta che voi allungate il cavalletto centrale, questo è più facile che tocchi, che sbatta sulla catena. Nel momento in cui salirete, la catena si tenderà un poco e come vedete ci sarà questo spazio che è, diciamo, quasi di 1,5 cm con cui io non ho nessun problema. Se il video ti è piaciuto, metti un like o iscriviti al canale.